Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento qui dalla nostra sala di musica Mendrisiotto a Mendrisio. Con me anche oggi Pasquale Iannone, ci fa tantissimo piacere. Avete sentito domenica scorsa questa straordinaria sonata in si minore. Oggi andiamo ad ascoltare la trascrizione di Franz Liszt della settima sinfonia di Ludwig van Beethoven, scritta tra 1811 e 1812 e trascritta da Liszt attorno al 1838. Liszt che ha trascritto tutte le nove sinfonie, sia per pianoforte solo e La nona. la nona per due pianoforti. Chiaramente la trascrizione comporta delle problematiche, perché trascrivere un'opera orchestrale come la sinfonia di Beethoven, quindi con legni doppi, due trombe, due corni, timpani, archi, insomma, su un pianoforte solo crea delle problematiche. Ma sì, il pianoforte ha, come dire, al di là dell'estensione, diversi problemi perché non può tenere i suoni. Ad esempio, l'accordo iniziale in cui l'orchestra entra e rimane solo l'oboe, al pianoforte non lo si può suonare esattamente allo stesso modo, perché altrimenti il la suonato dall'oboe rimarrebbe troppo vuoto perché non dura. Certo. Quindi bisogna trovare espedienti di pedale, espedienti di come dire, disposizione timbrica delle masse per ricordare l'orchestra, che è la cosa più importante in questa sinfonia. Liszt in realtà ne fa una trascrizione quasi letterale sotto certi aspetti e se uno ci fa caso si accorge che per come è stata trascritta si sentono quasi più cose che non con l'orchestra. Ovviamente se c'è una grande orchestra, un grande direttore, si sente tutto, chiaramente, ma appena si abbassa il livello, sotto questo aspetto Liszt è più trasparente, cioè si sentono tutte le parti. Ovviamente per il pianista questa è una cosa abbastanza massacrante perché i ritmi forsennati a cui questa sinfonia ci abitua al pianoforte sono veramente estremamente faticosi, come non nascondo la fatica anche dell'Allegretto, famosissimo, e al pianoforte è veramente complicato riuscire a rendere tutto. Però in questo senso Liszt è stato incredibile, anche adoperando soluzioni che non sono esattamente ciò che è scritto nella partitura orchestrale, ma cose che ricordano ciò che fa l'orchestra. E si tratta di un grandissimo pianista e di un'enorme mente, enorme. Certo, ricordiamo che non era l'unico che ha trascritto le sinfonie di Beethoven per pianoforte, infatti ne sono altri che hanno trascritto per pianoforte solo, ma anche per pianoforte a quattro mani o per due pianoforti, però forse Liszt, possiamo dirlo, è quello che ci è riuscito meglio. Benissimo, dunque la sinfonia numero 7, la maggiore opera 92. Sono quattro movimenti, un poco sostenuto subito, seguito dal vivace, poi il celebre Allegretto, presto e allegro con brio finale. Buon ascolto a voi, prego Grazie. maestro. Thank you.
sfera misura l'uomo, così disse Richard Wagner della settima sinfonia di Beethoven. Davvero Pasquale, grazie tantissimo per questa interpretazione straordinaria della settima sinfonia di Beethoven nella trascrizione di Liszt. Leggevo che l'editore aveva offerto 8 franchi per ogni pagina di trascrizione a Liszt. Ecco, io sono contento oggi di non aver dovuto pagare ogni nota che hai suonato, perché la fattura sarebbe stata davvero salatissima. Bravissimo ancora Pasquale, grazie mille, grazie a voi che siete stati con noi e grazie anche al sostegno che volete dare alla nostra associazione in questi momenti in cui appunto non possiamo ovviamente contare sui biglietti in entrata, ma siamo riconoscenti per i vostri contributi che potete versare sul nostro conto bancario. Grazie ancora a Pasquale e arrivederci alla prossima.